torna ad essere la capitale della ginnastica ritmica con i campionati nazionali d'assoluto e di insieme. Quali sono i numeri di questa competizione? I numeri di questa competizione sono di circa 750 atlete partecipanti, quindi poi con tutto che ne consegue come accompagnamento, come genitori, tecnici, appassionati di ginnastica. Ci saranno le migliori atlete italiane che poi domani si aggiudicheranno il titolo di campionesse assolute. E fra queste possiamo considerare, ma non è nel pronostico del podio, la nostra Maria Vilucchi, che siccome è da qualche mese in adesio con la inserita nella squadra nazionale, non ha potuto ovviamente preparare gli esercizi per quattro attrezzi diversi e quindi si cimenterà solo con il cerchio. Il Varezzo continua ad essere un punto di riferimento per questo sport, sempre di più, manifestazione dopo manifestazione. Varezzo ormai storicamente è un punto di riferimento perché non a caso la federazione ci concede l'organizzazione di questi eventi, quindi questo è un discorso che dovrebbe servire da stimolo, da riflessione per i nostri amministratori, perché noi siamo dilettanti, siamo volontari, cerchiamo di dare quello che possiamo e se riusciamo a coinvolgere anche la città dal punto di vista turistico, economico, con quello che ne consegue, ecco, non è che ci deve essere riconosciuto niente in particolare se non forse un pizzichino di considerazione in più quando andiamo a lamentarci per le carenze degli impianti sportivi.